Marcello, ti presento Rogna, difensore centrale del Campobasso e dell'Atalanta. Che ha giocato contro Platini. Come è stato giocare contro Rogna? È stato molto difficile e complicato perché Platini era un giocatore veramente forte. Che ne dici di questa partita? Ma la Juve ha giocato bene, speriamo che alla fine possa arrivare in finale e che possa vincere finalmente questa Champions League. Ok. Grazie. Ciao a tutti, grazie, ciao. Ciao Marcello. Ciao Marcello. Grandissima partita Marcello, noi siamo al Cine Panorama di Campobasso, siamo venuti a mangiare la pizza perché stiamo benissimo qua e quindi siamo venuti a mangiare la pizza qua. Allora Andrea subito ci dice i migliori, via. Vabbè, Alessandro. L'ex, soprattutto. Ex. Chedira, Piazza e Daniel Alves per il gol. E dopo Pjanic. Allora, dominiamo la partita, giochiamo in superiorità per molto tempo e Allegri azzecca i cambi e i due fanno gol. E poi devo dire una cosa, almeno così si diceva, che quando un terzino crossa e l'altro segna significa che la squadra è in forma. Però va bene, questa sera si doveva vincere, se è fatto. Dybala è stato sostituito un'altra volta, però forse è l'unico che là davanti, quello che soffre un po' questo modulo, e quindi crediamo anche che sia giusto che venga sostituito, non c'è niente di male. Io volevo dire una cosa a proposito di Bonucci e tutto quello che è capitato. La nostra speranza è che questa storia di Bonucci sia stata strumentalizzata al punto giusto, ma mi spiego. La lite è veramente accaduta a Palermo, però in un primo momento è stato detto multa, poi invece c'è stata la decisione di mettere in tribuna Bonucci. Io credo che sia stato lanciato un segnale a tutti gli altri che la misura era colma e questa era l'ultima volta, perché una volta Chedira, una volta Mandzukic, una volta Dybala, adesso Bonucci, e quindi è stata un po' strumentalizzata anche informando Bonucci. Questa è la nostra speranza, ma noi siamo abbastanza convinti di questo. Che volete dire della partita? Siamo stati nettamente superiori all'avversario, la Juve ha dominato su tutto proprio dal primo all'ultimo minuto, sempre forza Juve, un grande saluto a tutti. Andrea, che vuoi dire? Niente, che abbiamo giocato benissimo, che sono tutti uguali, gli interisti fanno brutti falli. Infatti l'espulsione è stata giusta. Anche se in effetti, anche se io sono convinto che se avessimo giocato 11 contro 11 non cambiava nulla, siamo stati bene anche qua, quindi siamo felici. Adesso testa all'Empoli, un bacione, forza Juve e fino alla fine. Ciao a tutti. Da Campobasso, ciao. Ciao.